Benvenuti alla 92esima puntata di Pillola Montecitorio. Ci riferiamo alla settimana che va da lunedì 13 aprile a venerdì 17 aprile. Venerdì è il consueto appuntamento con la discussione generale su molti provvedimenti, innanzitutto la proposta di legge dell'istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, poi la discussione generale del disegno di legge di ratifica dell'accordo di collaborazione strategica con il governo del Montenegro e ancora la ratifica dell'accordo con il governo della Repubblica del Kazakistan sulla cooperazione militare. Ancora un'altra ratifica, quella dell'accordo bilaterale tra Italia e Montenegro riguardo l'assistenza giudiziaria. Poi la discussione generale del disegno di legge sulle norme recanti il regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan e la discussione generale della mozione sulle iniziative in materia di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli. Ancora su una mozione la discussione generale che è seguita, quella sulle politiche a favore della natalità. E poi da ultima la discussione sulle mozioni che riguardavano le iniziative in merito all'emergenza umanitaria relativa al campo profughi di Yarmouk in Siria, con particolare riferimento alla situazione dei minori. Martedì nella mattinata, come di consueto, l'appuntamento con le interpellanze e le interrogazioni. E poi abbiamo ripreso la discussione e abbiamo approvato la mozione che riguarda gli interventi a favore del Mezzogiorno e ancora la proposta di legge, abbiamo continuato la discussione e abbiamo approvato la proposta di legge per le disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia. E da ultimo, nella giornata di martedì, abbiamo approvato anche le mozioni che riguardano la realizzazione del corridoio di viabilità autostradale dorsale Civitavecchia Orte Mestre. Questi erano tre provvedimenti che ci portavamo dalla scorsa settimana. Mercoledì 15 aprile vi è stato il seguito della discussione e l'approvazione delle mozioni che riguardavano l'iniziativa in merito alla situazione occupazionale e produttiva del comparto aeroportuale e ancora la discussione e l'approvazione della proposta di legge, quella di cui si è fatta invece la discussione generale questa settimana è lunedì, sulla istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Vi è stato poi il consueto appuntamento del mercoledì con il question time e nel pomeriggio abbiamo proseguito con la discussione e l'approvazione del disegno di legge di ratifica dell'accordo con il governo della Repubblica del Kazakistan sulla cooperazione militare e ancora l'approvazione del disegno di legge che riguarda l'accordo bilaterale tra Italia e Montenegro sull'assistenza giudiziaria in materia penale. Ancora abbiamo approvato il disegno di legge che reca norme sul regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan e poi abbiamo proseguito con la discussione delle mozioni politiche a favore della natalità fino al momento che c'è stato il parere del governo sulle diverse mozioni. Giovedì 16 aprile la mattinata è iniziata alle 8:30 di mattina fino alle 10:30, poi vi spiego perché, e abbiamo approvato le dichiarazioni di voto, gli ordini del giorno, il voto finale proprio su queste mozioni riguardanti le politiche a favore della natalità. Vi è stata poi il seguito dell'approvazione delle mozioni che riguardano iniziative in merito all'emergenza umanitaria relativa al campo profughi di Yarmouk che poi è stato rinviato alla settimana successiva. Perché abbiamo fatto alle 8:30, 10:30? Perché poi alle 11 vi è stata la presenza del Presidente della Repubblica cerimonia di celebrazione dei 70 anni della liberazione. Subito dopo questa, alle 2:30, vi è stata l'informativa del Ministro della Giustizia Orlando su quanto accaduto il 9 aprile scorso al Palazzo di Giustizia e che ben conoscete. Venerdì 17 aprile è stato l'appuntamento consueto con le interpellanze. Questo è il quadro degli impegni di questa settimana. Ovviamente per quanto riguarda la prossima vi rimando alla successiva puntata di Pillola Montecitorio. Per ora è tutto, un buon fine settimana a tutti.